assemblea di legislatura si dovrebbe parlare di bilancio regionale, su questo è già intervenuto il mio collega. Io vorrei invece porre l'attenzione sul bilancio di questi 5 anni di mandato. Sono stati 5 anni intensi e per quanto mi riguarda molto battaglieri, non sono mancate da parte nostra e da parte mia critiche e confronti anche accesi, penso insomma ai confronti che abbiamo avuto con l'assessore Gazzolo in particolare, con Donini, ma anche con il presidente stesso. E a parte chi nella seduta odierna alza la voce perché forse sente già odore di campagna elettorale, mi sento di dire che siamo stati il gruppo che qui ha fatto più opposizione, più combattiva, ma anche costruttiva. Mi stupisco infatti dei colleghi insomma, del centrodestra che oggi ci vengono a parlare di prevenzione di alluvioni, di dissesto idrogeologico, quando sono i primi a fare battaglie in favore unicamente dei costruttori, si lamentano della mancanza dell'autostrada Cispadana, ci mancava che elencassero anche la volontà di vedere realizzato il passante sud che sventra le nostre colline, e poi avremmo chiuso il cerchio dell'ipocrisia e della demagogia. Quando si parla di ambiente bisogna farlo essendo coerenti e conseguenti anche alle parole che si esprimono. Penso come Movimento 5 Stelle di poter dire che noi lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo portato avanti una grande battaglia che riguarda la mobilità sostenibile, il trasporto in particolare regionale e ferroviario. Con oggi in questo bilancio vediamo stanziate più risorse per l'elettrificazione, quindi il superamento dei treni a diesel. È stata una battaglia lunga e fino all'ultimo abbiamo sospettato di non riuscirla a portare a casa, invece ce l'abbiamo fatta. In commissione abbiamo avuto insomma, dei confronti anche con la struttura tecnica, c'è stato un disguido che ci ha fatto un po' preoccupare all'ultimo, ma siamo riusciti a portarla a casa. In questo siamo come opposizioni rimasti da soli, solo il Movimento 5 Stelle ha portato avanti questa battaglia. Come sul plastic free, in un lavoro congiunto con la maggioranza in cui siamo riusciti ad ottenere più risorse per quelle associazioni che organizzano eventi plastic free, e qui purtroppo è mancato il voto da parte dei colleghi della Lega, più risorse per la ricerca, per la riconversione produttiva delle imprese e più risorse per i negozi che vendono prodotti sfusi e alla spina. Ma io voglio ricordare, visto che stiamo facendo in qualche modo un bilancio, come dicevo, di questi 5 anni di mandato, anche altri risultati. Penso per esempio all'introduzione dell'IRESA che va in qualche modo a cercare di dare risposta a quello che è il problema dell'inquinamento acustico del Marconi, dell'aeroporto Marconi di Bologna, battaglia fatta congiuntamente al collega Paruolo. Abbiamo fermato l'ampliamento della discarica di Baricella, e qui chi verrà dopo di noi dovrà vigilare in maniera puntuale, perché come la morte è arrivato puntuale il ricorso di ERA. Il risanamento definitivo della discarica Razzaboni. Lo ricordo in particolar modo perché da qui è iniziato il mio mandato, è stata la mia prima battaglia, e dopo 5 anni finalmente siamo riusciti a disinquinare questo sito e a tagliare anche il nastro, quindi per me è stata davvero una grande soddisfazione. Molti se lo ricorderanno, forse anche la Presidente della Commissione 3, per quanto abbiamo insistito per raggiungere il risultato, e alla fine il risultato è arrivato. Quindi per me si chiude in qualche modo un ciclo anche con questa battaglia. Tanti altri sono stati i risultati che siamo riusciti a portare a casa. Chiudiamo questa legislatura, io penso, con la certezza, come Movimento 5 Stelle, di avere lasciato un segno, di essere stati sicuramente sentinelle dei cittadini, ma anche sprone per questa giunta a fare di più e a fare meglio. Concludo naturalmente con i ringraziamenti a tutti e a nessuno escluso, ma in particolar modo ci tengo a ringraziare i dipendenti dell'Assemblea per averci supportato e anche molto spesso sopportato. Grazie.